Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo a segnalare che al parco Bambini di Beslam, in zona Fornaci, ci sono alcuni giochi nell'area giochi appunto che sono recintati per opere di manutenzione. Si pensa già che lunedì i pezzi mancanti vengano rimontati e che l'area giochi possa tornare a essere fruibile per tutti. Passiamo agli eventi della settimana e del fine settimana. Segnalo che questa sera, venerdì alle ore 21, all'interno del cortile del Castello Visconteo, il Comitato Genitori propone il secondo concerto del Festival Fagnano in Musica con il duo oboe e chitarre Mistretta e Nebuloni. L'evento istituzionale della settimana è il 25 luglio alle ore 21 in sala consigliare e il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, e lo si potrà vedere trasmesso anche in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Fagnano. Aggiungo che venerdì 26 è Sant'Anna, la Proloco aprirà alle visite e quindi anche un po' un momento di preghiera l'oratorio di Sant'Anna sito in via Giuseppe Verdi, mentre alla sera dalle ore 20:30 o dalle ore 19 qui in piazza Cavour, poi lo leggete bene sulla locandina, c'è l'edizione di Restate in Piazza, è una serata con musica, con sfilate di moda e dove si potrà mangiare e stare all'aperto insieme, confidiamo sempre nel buon tempo che in questi tempi non è molto dalla nostra parte. Il concerto è del nostro famosissimo e mitico Renato Colombo, che canterà Zucchero, e invitiamo tutti ad essere presenti. Mentre sabato in area feste, ma stiamo parlando di sabato 27, le amiche di Ila propongono la festa della birra, una serata con musica, birra, ricordando Ila. Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto all'associazione AIL di Varese e di Como. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.